È sempre bello essere tifosi di una squadra che fa una rimonta. Ora, la rimonta conterebbe di più, diciamo, tra aprile e maggio, insomma, non adesso, perché poi anche tornare sotto. Quindi dico, di fare attenzione a questi che adesso maramaldeggiano e sfottano, però ecco, sicuramente ha fatto un percorso grandioso, nel senso, sembrava che la Juve dovesse, c'era chi diceva no, ma la Juve quest'anno se va bene lotta per l'Europa League, ma questa è ancora la squadra più forte del campionato. Poi che non ci abbia più la mentalità della Juve di Conte, quello è un altro paio di maniche, ma dopo che si sono ripresi dalla botta di non avere più Vidal, Pirlo e Tevez, adesso si sono assolutamente. Oh, ma pure Morata disperato, perché ha giocato solo 10 minuti, si sarà Quindi scottato piange pure anche lui. Morata. Piange anche Ah, Morata. piange perché volevo giocare di più, piangono tutti, dovranno che rifare campo perché hanno frasicato praticamente. Vabbè. E quindi insomma, sì, attenzione alla Juve, sicuramente lotterà sicuro per un posto in Champions diretto. Però ecco, io ripeto, come ho detto all'inizio intervento, per me sì, contenderà lo scudetto al Napoli e voglio sperare anche alla Roma. Quindi stasera tanto calcio femminile abbiamo visto. Tutte a piangere in mezzo al campo. Mamma mia, Moroni, io Sì. dovrei abbracciare in questo Voi tifosi giallorossi vado pure risparmiare perché de femminucce mi sembra che tra 6 a 1, 3 a 4 a 1, 4 a 0, insomma, mi sembra. lui ha preso 6 gol, ma realmente ne ha presi 4 al derby da questo Barcellona, quindi. Quindi la Roma è poco meno, più bassa del Real Madrid. Ma magari fosse poco più bassa della Madrid, dai. No, per carità, almeno non mettete i giocatori squalificati in campo. Almeno le regole base che Esatto. abbiamo. Adesso diventa curioso sentire i nostri Vabbè, laziali no, del Nido delle stavo parlando della Aquile. Roma, non ho No, dico, capito visto che tanto si parla tanto di piange, no? Già è sfotto a Roma qua, perché. Ma qui c'è poco da sfottere. Tra la Lazio e la Ballerine. Roma, dipende. Comunque la Vai. Juve, dopo aver perso contro il Sassuolo, lo sto vedendo da Sky, Sì. ha fatto 5 partite consecutive più la vittoria in Champions mi pare che ha pareggiato col Mönchengladbach e poi ha vinto contro il City, quindi insomma non male come percorso. È una cosa che la Roma è riuscita solo Certo. parzialmente, perché la Roma quest'anno ha fatto 5 vittorie consecutive al campionato, dopodiché ha ricominciato a perdere il passo, e quindi è così, cioè è così che ti garantisci una certa, insomma, presenza nei primi posti della classifica. Non puoi fare una vittoria, un pareggio, una sconfitta, tre vittorie, un pareggio. Cioè, se vuoi vincere lo scudetto, devi vincere le tante partite. E poi le partite che contano. Ora la Juve ha perso con Napoli, ma era un'altra Juve. Poi ha vinto il Milan, adesso ha vinto la Lazio, che insomma, bene o male, vabbè, è sempre la squadra che ti può mettere in difficoltà. Adesso vedremo, se non sbaglio, gli manca l'Inter come avversaria diretta. Non sarà facile, però ecco, se dovesse vincere anche contro l'Inter, a quel punto la preoccupazione e la paura diventano, per quanto mi riguarda, direttamente terrore, nel senso che significa che è fatta, cioè è ufficialmente la squadra che può ambire allo scudetto. Beh, Maxi annuisce, ore 22:52. Io direi che, caro Valerio, possiamo lasciarti. Ti congediamo, ecco, diciamo così. Sì, facciamo così. Vedi il post Esatto, partita di Juve Lazio. ma Lazio vatta a Juve. dormire. Fatta a No, dormire. il post partita non lo posso sopportare, però Vedi Pioli che svuota l'armadietto che Ma cerca. quando mai? Ma non lo No. paga.
Vabbè, non già lo vedo paga che, un altro allenatore. Già vedo che compra Porta Portese per cercarsi sì, l'altro lavoro. Vabbè, no, sarebbe esonerato, quindi... Moroni in grande forma. No, ma io anche penso che non cambierà l'allenatore. Però, ecco, Moroni in grande forma dopo quello che è successo oggi, sì. Che è stato un po' messo da parte. È uscito fuori l'hashtag no, Free Moroni, poi... Siamo tutti Davide Moroni. Siamo sì, tutti Davide Moroni. Sì, da. Abbiamo taggato tutti, gli stavamo a taggare mezza famiglia tranne lui, ma si è dimenticato qualcosa che, esatto. Che Di Carlo fa, sì hai ragione, dimentico qualcuno, è la ragazza mia Francesca che sembra dico, ma in verità no, no, bene. Fantastico, in verità stavo... Davide allora dicevo in verità Davide è perché era preso da organizzarsi il fine settimana lungo della chi Davide Moroni ma perché oggi c'ha dei capelli ancora non l'avevo visto no al papà che guarda non lo dico perché non mi piace sembri un tedesco veramente sì io sem- no, l'altra volta sembravo Vampeta voi Vampeta Vampeta brasi- dai su non è possibile sta a vedere, ha un po' il taglio da seconda guerra mondiale tedesco c'ha, sembra uno de- che stava a Berlino, no, Valerio? Uno che stava a Berlino fino al 45. Pronto per la guerra. È stato scongelato. Ma ragazzi, veramente. Mi è piaciuto di più, però, Vampeta. Poi quei baffetti. Ma se ma di qui. Allora, no, io. Alla Nicola Salvini. Io vi saluto, però, con una richiesta. Oh, vai, vai. No, no, la richiesta è quella di fare la selfie con. Sì. Siamo tutti a Prime. Già l'abbiamo perché... preparato. Perfetto, mai lo fai tutti insieme visto che state là. Sì, sì. Perché queste persone che rischiano il posto di lavoro perché Poste Italiane, insomma, ieri abbiamo raccontato con Davide Di Carlo, sta facendo una cosa che non sta né in cielo né in terra. Hanno grande trasmissione, grande trasmissione. Ho seguito un pezzo, grazie. grande trasmissione. Grazie. E ci hanno seguito tantissimi, ci hanno ritwittato, ci hanno. Hanno condiviso sia me che Di Carlo quando abbiamo messo la foto col selfie e cosa curiosità che volevo condividere con voi oggi ho scritto in privato a Paolo Calabresi quello di Boris ex Iene adesso un attore insomma e io ho scritto Paolo senti ma insomma perché non ti interessi di questa cosa e lui immediatamente ha fatto due tweet e un post su Facebook ed è stata una cosa che mi ha colpito molto perché come dire si è interessato immediatamente di questa cosa e io la richiesta che faccio anche ad altri personaggi ci proverò ancora insomma altri personaggi romani che un minimo di notorietà ce l'hanno di non avere timore di sporcarsi le mani nel mettersi dalla parte dei lavoratori, perché comunque è una buona causa, insomma. Poi alle brutte Poste Italiane si perderà qualche lettera, e vabbè, può succedere. Infatti, già succede adesso, può succedere. Già succede adesso, quindi insomma sarebbe solo la normalità. Va bene, va bene, va bene. Valerio, grazie. Poi ricordiamo, no? Andate in onda con Di Carlo giovedì prossimo. Giovedì andiamo in onda, abbiamo già il tema della puntata, abbiamo già gli ospiti, abbiamo fatto tutto in meno di 12 ore, parleremo di migrazione, accoglienza a Roma, visto che stanno tentando di sgomberare il Baobab proprio nell'anno in cui, nei giorni in cui inizia il Giubileo della Misericordia. Se andate sul vocabolario la definizione di misericordia stride un po' con questo atteggiamento di poca accoglienza che c'è verso persone che hanno più bisogno esattamente va bene ok Valerio grazie a tutti, ragazzi. Ciao buonanotte ciao Valerio ciao. Bene Pampa dobbiamo farci questo selfie. Come dice a Roma. No, dicevo, sono molto curioso di sentire a questo punto l'umore che si respira in casa Lazio dopo questa brutta, questa pessima immagine di Biglia in lacrime e anche un Felipe Anderson intravisto. Un po' è anche lui amareggiatissimo. Quindi noi abbiamo dopo... il nostro Vagnarelli che stava allo stadio stasera. Tanto Vagnarelli ormai è inutile. C'è già 10 minuti ci scrive che stanno uscendo dallo stadio Andrea Sberna. Vediamo Marco Misseri
che ci dice. Siamo in attesa. Tanto stanno cominciando a uscire anche le prime foto. Ricordiamo la pagina Club de Football su Club Facebook. E salutiamo tutti gli amici di Club de Football, il gruppo degli aficionados. Gli amici di Club de Football, gli amici di Club de Football. E sono sempre attivissimi, diciamo tutte le settimane perché ci seguono. Techiero, insomma, Testimova, Urruti, testimova. E ricordiamo che poi è nata anche l'aforisma del nostro Maxi Morgante. Lo ricordiamo anche ora, com'era Maxi? Ha marcato il Ciarrua. Ragazzi, il Ciarrua ha fatto una dichiarazione questa settimana. Una fantasia, ha detto, neanche se mi triplicano lo stipendio voglio andare via da Barcellona, ecco. E ha detto, non sono per nulla arrabbiato del trittico che si giocherà il pallone d'oro, perché lui non c'è, perché tutti pensavamo che fosse giusto darlo all'MSN, cioè a Messi, Neymar, Suarez, invece in mezzo c'è Cristiana Penalda e lui ha detto, ma non me ne importa nulla, perché Messi è il primo giocatore al mondo e Neymar è il secondo. Insomma, ragazzi, grande, grande amicizia riproposta dopo la partita con la Real Sociedad da Luis Enrique in conferenza stampa, che ha detto, finché non segnano tutti e tre non sono contenti. La Roma ne ha fatto le sue spese perché Neymar non aveva ancora segnato, la Real Sociedad ne ha fatto le spese, il 4-0 perché per Fazziari Messi al 92esimo è arrivato il quarto gol che ha seppellito la Real Sociedad, e poi ovviamente c'è stato tutti e tre che dicono che stanno bene insieme, sono amici e quindi vanno oltre. E Carlos Menotti, detto El Flaco, grandissimo allenatore dell'Argentina, campione del mondo del 78, indimenticabile, ma anche allenatore del Barça nell'82, ha detto, non ho mai visto un Ciarrua, un Rosarino e un paulista essere amici così. Comunque l'Uruguay non ha mai conosciuto secondo me un attaccante così forte. Mai. Sì, sì. L'unico potrebbe essere Francescoli, ma non è stato così forte. Non era un attaccante Francescoli. Esatto, quindi era un attaccante d'area di rigore, non era un attaccante. Molto più forte di Cavani, nettamente. Sì, c'è paragone. Ragazzi. Cavani è un complementario di Suarez, e quindi il Ciarrua veramente straordinario. Uomo spogliatoio, uomo assist, uomo del gol, insomma, è devoto alla famiglia, tra l'altro. Sì, è vice Piccicci della Liga, due gol sotto a Neymar, e insomma penso che sia la stagione della consacrazione, quindi tutti felici a Barcellona anche per le dichiarazioni, perché dire neanche se mi danno tre volte quanto io sto guadagnando me ne vado, questo credo che sia importante come risposta a tutto il popolo barcellonista. Questo è veramente, veramente importante. Stiamo aspettando per questi famosi 10 minuti, io manderei una musica, se siete d'accordo, no? Ci riposiamo un po', sempre queste musiche pampa tratte da che ci ha scaricato Lorenzo, FIFA e PES degli anni passati. Assolutamente, no? Sì. E poi stiamo aspettando il nostro Davide Di Cosmo. Vediamo se arriva. Se arriva. No? Per fare questo selfie. Siamo tutti uptime. Va bene, andiamo nella pausa, va. Vi ascoltate Club Foot. Mamma mia, sta tossa. È un macello. Va bene, poi mi raccomando, domani è ore 20:30, estati del Mestalla, Valencia Club de Football contro Fulo Club Barcelona. Se vinciamo, ragazzi, manteniamo a 5 punti l'Atleti e a 6 il Madrid, sempre se l'Atleti e il Madrid. Ho sentito un Di Cosmo che ha detto 4-1 contro il Barcellona. Benissimo, questa è una bella notizia. Manteniamo la gabbala aperta. Andiamo nella pausa.